La chiesa di San Silvestro fu edificata circa la metà del XII secolo all'interno della nuova cinta muraria fatta costruire da Federico Barbarossa. Silvestro, romano, divenne vescovo di Roma nel 314, subito dopo che Costantino, con l'editto di Milano del 313, aveva proclamato lecita la religione cristiana, ponendo fine alla sua clandestinità e alle persecuzioni. Il suo pontificato si svolse negli stessi anni del Principato di Costantino. Infatti, mentre l'imperatore morì nel 337, dopo essere stato battezzato in articulo mortis dal vescovo ariano Eusebio di Cesarea, Silvestro morì il 31 dicembre del 335. Nella notte di San Silvestro, una delle principali festività del tempo natalizio, secondo la liturgia cattolica si intona il Te Deum, canto di ringraziamento attribuito a Sant'Ambrogio. Gli affreschi absidali sugli episodi leggendari della vita di Silvestro sono, insieme con quelli dei santi quattro coronati a Roma, tra i più importanti del Lazio. In particolare, si ritiene che tutto l'impianto degli affreschi absidali sia stato commissionato all'epoca di Papa Innocenzo III, eletto nel 1198, con intento didascalico e politico, monito per i tiburtini, tradizionalmente schierati con l'imperatore. L'affresco del catino absidale è ispirato al mosaico della Basilica Costantiniana di San Pietro. Raffigura la Traditio Legis, tema iconografico abbastanza desueto nella pittura del XII secolo, ma tipico di quella paleocristiana. Venne scelto proprio perché aveva una forte valenza ideologica. Infatti, la trasmissione del mandato di vicario della Potestas a Pietro era il fondamento dell'autorità papale. Al centro il Cristo, in atto imperante, consegna a Pietro un volumen dove leggiamo abbreviato Dominus Legem Dat. Dall'altro lato San Paolo, in corrispondenza del profeta Elia sull'arco trionfale, acclama a Cristo e mostra su un rotolo svolto una frase della sua lettera ai Filippesi. La Fenice su una palma e il Giordano su cui si svolge la scena alludono al battesimo di Cristo, mentre il profeta Elia suggerisce una corrispondenza fra Pietro e Mosè, il nuovo e l'antico legislatore. Nel terzo registro della parete absidale troviamo il nucleo del programma pittorico della chiesa. Quattro episodi della leggenda di Silvestro e Costantino, tratti dagli Actus Silvestri, un testo redatto fra V e VI secolo, che continuò ad arricchirsi di episodi leggendari fino a costituire una delle basi per la redazione della Donazione di Costantino, famoso falso di epoca carolingia, che venne tuttavia definitivamente smascherato solo nel XV secolo. Nel primo episodio da sinistra, Costantino, colpito dalla lebbra per i suoi peccati, potrà guarire solo bagnandosi nel sangue puro dei bambini, alcuni dei quali sono già legati in una caverna per essere uccisi. Ma mentre si dirige su una biga verso il Campidoglio, dove sarà allestita una piscina sanguinis, due gruppi di madri, piangenti e disperate, lo supplicano di non uccidere i loro figli e Costantino, commosso, li risparmia. Qui l'affresco, forse per mancanza di spazio, omette il sogno di Costantino, durante il quale gli appaiono due volti sconosciuti che lo inducono a rivolgersi a Papa Silvestro, nascosto sul Soratte a causa delle persecuzioni. Silvestro, ricondotto a Roma e messo a corrente del sogno,
mostra a Costantino i ritratti di Pietro e Paolo, nei quali l'imperatore riconosce i due volti sognati. Dopodiché, e qui torniamo di nuovo nel secondo episodio dell'affresco, dopo penitenze e digiuno, Costantino viene immerso in una piscina pietatis, dove viene battezzato, guarendo dalla lebbra tra lo stupore dei funzionari del suo seguito. A questo punto gli Actus ci raccontano che Costantino, in segno di riconoscenza e sottomissione, emana una serie di editti a favore della Chiesa, tra cui quello in cui stabilisce l'autorità del Vescovo di Roma su tutti gli altri Vescovi. Nel terzo episodio è raffigurato il momento culminante della disputa fra ebrei e cristiani per decretare quale fosse la vera religione. Al centro della scena si trovano San Silvestro e Costantino. Purtroppo la testa di Costantino è andata perduta per l'inserimento di una pala d'altare. Di fronte la madre Elena, alla guida degli ebrei in quanto si era convertita al giudaismo. I due personaggi con un copricapo bianco sono gli arbitri della controversia, i filosofi Cratone e Zenofilo. Al centro dei giudici c'è l'ebreo Zambri, che cerca di provare l'efficacia del suo Dio attraverso il potere fatale del suo nome segreto. Pronuncia il nome di Yahweh all'orecchio di un toro e questo cade a terra morto. Ma Silvestro pronuncia il nome di Gesù Cristo e lo riporta in vita. A questo punto si convertono tutti al cristianesimo. Dimostrazione della superiorità della fede cristiana su quella ebraica. Nell'ultima scena viene rappresentato il miracolo di San Silvestro che doma il drago. A Roma, questo mostro malefico che dimorava in una caverna del foro romano uccideva 100 uomini al giorno in quanto le vestali non potevano più nutrirlo. In questo riquadro si vede il Papa che, accompagnato da due diaconi, scende nell'antro, invoca l'aiuto della Vergine e il drago diventa mansueto. Quindi gli chiude la bocca con una catena di ferro. Dopo questo episodio, Papa Silvestro ordinò di edificare nei pressi la chiesa di Santa Maria Liberatrice. Questa è la definitiva vittoria, il trionfo del cristianesimo sul paganesimo. Gli affreschi della parete absidale sono suddivisi in tre fasce sovrapposte. Nel primo registro, su uno sfondo dorato con palme stilizzate, emerge una teoria di 12 agnelli, simbolo dei 12 apostoli, che escono dalle città di Betlemme a sinistra e Gerusalemme a destra. Queste due città sante sono il simbolo della comunità cristiana, di origine pagana Betlemme e quella di derivazione ebraica Gerusalemme. Gli agnelli si dirigono verso il centro, dove in un clipeo con fondo azzurro è raffigurato l'Agnus Dei. Questo ha una ferita nel petto da cui sgorga copioso sangue, a simboleggiare il Cristo che con il suo sacrificio ha redento l'umanità. I 12 apostoli predicheranno la sua parola e così nasce la Chiesa, guidata da Pietro e predicata da Paolo. Nel secondo registro si può ammirare la Vergine in trono con in grembo Gesù bambino benedicente. Ai lati del trono troviamo due schiere di santi, re e profeti.
La Madonna è infatti affiancata a destra da San Giovanni Evangelista, mentre a sinistra si trova San Giovanni Battista, che reca nel cartiglio la scritta: "Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo", e la mano indica verso l'alto l'Agnus Dei, che è raffigurato nel registro superiore. Dopo i santi troviamo i re di Israele, riconoscibili dalle corone, David a sinistra e Salomone a destra, che sono rispettivamente padre e figlio, e considerato che San Giuseppe apparteneva alla loro stirpe, Gesù era il loro naturale erede. E questo spiega sull'aureola del bambino la scritta Rex. Dopo i re si trovano 10 profeti che reggono i cartigli con i versi delle loro profezie nelle quali avevano preannunciato la venuta di Cristo. L'affresco raffigurato nell'arco trionfale trae origine da quanto narrato nel libro dell'Apocalisse di Giovanni. Al centro si trova maestoso all'interno di un clipeo il Cristo benedicente che stringe con la mano sinistra il rotolo del Vangelo. In alto, tra le nubi, sono sospesi 4 esseri alati: il leone, l'angelo, l'aquila e il toro, il tetramorfo, cioè i simboli dei 4 evangelisti, Marco, Matteo, Giovanni e Luca. Ognuno stringe il proprio Vangelo. I 7 candelabri ai lati di Cristo rappresentano le 7 chiese d'Asia a cui Giovanni aveva scritto: "Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà". Sotto, i 24 signori dell'Apocalisse, avvolti in candide vesti con corone dorate, offrono al Cristo calici d'oro. Il loro numero simboleggia le 12 tribù di Israele e i 12 apostoli che formano il popolo di Dio. Nei peducci dell'arco, a sinistra, si può vedere il profeta Elia che consegna il mantello al suo successore Eliseo, mentre è su un carro di fuoco che ascende verso il cielo. A destra, Melchisedec, che benedice Abramo e offre a Dio il pane e il vino, simboli dell'Eucaristia.